Buongiorno a tutti. Oggi, ma da un po' di tempo, ho deciso di fare questi video veloci per rispondere ad alcune domande che mi vengono poste o attraverso email o anche attraverso WhatsApp o anche nella pagina della Thomasella SRL di Facebook. Oggi la domanda era un siluro, diciamo così. Questa persona purtroppo si era rivolta a delle persone sbagliate, ecco perché nasce spesso l'esigenza di questi video, perché è un invito principalmente che si dà a tutti di non fidarsi e prima di affidare il restauro di alcune pavimentazioni a persone incompetenti, bisogna documentarsi sì attraverso anche la rete internet, però bisogna richiedere espressamente l'aiuto di specializzati nel settore. Come faccio a capire se una persona è affidabile o no? Se ha la corretta, esperienza per poter restaurare un pavimento. Posto che nella vita non si finisce mai di imparare, bisogna però capire subito che l'esperienza negli anni paga. Cosa voglio dire? Che se io devo restaurare un pavimento d'epoca, non potrò avvalermi o quantomeno devo prendere informazioni su questi soggetti che si sono improvvisati, che non sono storici perché c'è sempre un libero mercato, ma per non sbagliare bisogna affidarsi a persone che hanno almeno 50 anni di esperienza in quel settore. Non esistono i restauratori, tra virgolette, di pavimenti d'epoca in cemento, perché io di quello parlo, di altre cose non mi interessa, che vantano miracoli quando in realtà non ci sono. Un errore che fanno molte persone è quello di essere abbaiati dai prezzi bassissimi che fanno questi soggetti. Quindi un invito che è rivolto a tutti è quello di rivolgersi a più persone, ma di riuscire ad avere da queste persone una base di esperienza che sia documentata negli anni. E con questo concludo. Una buona giornata a tutti.